Mi fai così. Pulisco la telecamera, non sto a fare niente. Come state, cuccioli? Allora, mi sono collegato così al volo, a surprise, perché? Perché voglio cucinare insieme a voi, ok? Quindi aspettiamo che arriva qualcuno e ci facciamo una ricettina bella insieme. Eccoli qua, eccoli che arrivano, piano piano arrivano. Allora, cuccioli belli! Come state? Come state? Buongiorno, buongiorno! Buongiorno a tutti! Oggi volevo fare una ricetta insieme a voi. Dico tanto, devo fare da mangiare, perché non chiamare? Aspetta! Perché devo aspettare Roberta Strauss? Ciao, ciao, Mirko Vignoni, ciao, ho fatto i tuoi cannelloni troppo buoni, un saluto da Brescia, grande Brescia. Ho fame, Simone, buongiorno, ti saluto da Napoli, si grosso frate, so, da ce fatta ricreare. Ciao a te, ciao, buongiorno a tutti, Sid, Renato Bezenga, Poison Eve, Nuvola Rosa e la Madonna. Barbara Bianchi, ciao bella, come stai? Prima o poi dovremmo rifare una cena tutti insieme. Gianluca Piparo, saluti affettuosi da Palermo, quindi da Palermo, da Brescia, da Padova, e su, e giù, e destra, a sinistra. Oggi stavo dicendo, che cos'è? Serena e Francesco da Pisa, buongiorno. Mamma mia, quanti siete, ragazzi, siete tantissimi. Michela Pileo, ciao. C'è qualcuno che mi guarda dall'estero? Vabbè, a parte tutti quelli che stanno in Italia, per me stanno all'estero. Io metto l'acqua della pasta, un secondo che arrivo. Ragazzi, questa è diretta, mica faccio le cose per finta. Io lascio tutto fatto in diretta, tutto live. Ma che ne sapete? Oggi facciamo una ricettina che non so come farla, quindi vi chiederò qualche passo. L'acqua sta qua, mettiamo sul fuoco, accendiamo. E la facciamo scaldare, che ci avete a fare? Non ci avete a fare niente. Allora, qui sono italianissimo abruzzese, grande. Ciao a tutti da Magliana City, grandissimo. Romania, ho visto la Romania. Mauro Di Giovanni. Ilaria telefono, mi saluti carissimo, io ti saluto e ti mando un bacione, bella di casa. Big Simo, tagliatelle a colazione troppo buone. Rafael Max, grazie mille. Ciao caro, ciao a tutti, ciao belli di casa, mamma mia quanti siete, mi dà una soddisfazione incredibile. Che faccio oggi? Che faccio la mia? Che faccio la mia? Non lo so, non lo so. Che faccio la mia? Allora, faccio i gnocchi. Così è una cosa sbrigativa, non vedo incollare 13 ore. Gnocchi. Mi metto a fare i gnocchi a mano, poi faremo insieme i gnocchi a mano, dai. C'ho cipollotto, aglio, una cosa facile farne. Nella rubrica tutti quanti usano il congelato, misto funghi congelato. Ragazzi, se avete funghi freschi potete utilizzare tranquillamente, quelli freschi ovviamente. Se avete quelli congelati io oggi vi faccio vedere in questa diretta come ottenere il massimo anche dai funghi congelati. Non denigriamo niente, lo sapete, questo è il canale della praticità, economicità e trazionalità. Per colpa tua mi sono comprato il Roner. Per merito mio ti sei comprato il Roner. Ragazzi, tra un po' farò una recensione su una planetaria che mi ha sorpreso per qualità di prezzo. È una marca quasi sconosciuta, ma vi farò vedere come funziona. A me è piaciuta tantissimo. E poi, se la comprate con il mio codice quando metterò il video, avete anche uno sconticino, ok? Quindi preparatevi. Padellona! Io non posso far meno di questa padella, pure se faccio le uova, questo, uso questo. Quindi che cosa facciamo qui? Mettiamo. Lo vedete? Riuscite a vedere la padella? Poi se mi dite guarda Simone, voglio vedere il tuo viso stupendo, non voglio vedere la padella, io cambio, ok?
Io dice un pazzo, io dice padella sul fuoco, mettiamo olio, olio come se non ci fosse un domani, olio extravergine, quello buono, quello che ci fa bene. Non vi preoccupate perché adesso rialzo la telecamera e ricominciamo a parlare, eh? Ok? Non vi fate, non vi sentite abbandonati dal ciccione Simone. Eccoci qua, eccoci qua. Voi potete scrivere tranquillamente, io inizio a lavorare un pochettino. Allora, vediamo cosa c'è. Cosa c'è là? Cosa bolle in pentola? Vediamo, vediamo. Buongiorno, facci sognare, sei un grande, grazie mille, io taglio e leggo. Ciao, pizzicato. Ma pizzicato sì. Cipollotto, tagliato. Molto bene, aglio, voi scrivete, c'ho fame, non c'è problema, c'ho fame pure io, per quello che sto a cucinare. Cipollotto e spicchio d'aglio, prendi tutto e butta in padella, così. Ah, inizia a soffriggere. Che ci piove a Roma? Non ci piove a Roma, io sto a Spagna, non sto a Roma, quindi non so se ci piove. Qua comunque piove aglio e cipollotto, robetta buona, robetta che ci fa bene. Diamo una soffritta del minuto e poi giù, dentro, col misto funghi. Mamma mia, senza la mettere sotto l'acqua, senza un po' di sale. Quello ci deve stare, forza, ragazzi. Un po' di pepe. Che faccio? Come mettere il pepe? Vai così. Poi, cosa essenziale, un bel coperchio quando si usa il congelato, così non schizzate, e poi torniamo a parlare noi, ok? Torniamo a parlare senza nessun problema. Eccoci qua. Che mi dite? Aspetta, spengo l'acqua degli gnocchi, sennò ci rimane niente. Allora, Bruno Bova. Ammazza, questa fa soffi i vapori. Aspetta che le cambio, le metto qua, oh, così c'è un po' meglio. Allora, mannaggia, sono arrivato tardi, Giuseppe De Bellis. Come sei arrivato tardi? Se siamo collegati adesso, siamo amici, ma che stai a dire? Che sei arrivato tardi? Giuseppe, stai puntuale come un orologio svizzero. Bruno Bova, sei il migliore, sì, lo so, grazie. Roberto Faganello, ciao Simo, come stai? Io benissimo, tu? Sto facendo risotto con radicchio di Treviso e porro, che ne dici, può andare? E penso proprio di sì, che vuoi di più, che domande mi fate? Elisabetta Ferraglioni mi dice che sono sempre il top e io dico che lei ha ragione. Mamma mia, ragazzi miei, quanti siete, che bellezza, simpaticissimo, super professionale, grazie mille. Intanto qua cucino, col coperchio non ci avete nessun problema, mettete i funghi dentro, col cipollotto, con l'aglio, con un po' di pepe, così potete parlare tranquillamente, cucinare senza schizzare a destra e a manca, fare problemi. Anzi, sai che ci metto pure un po' di sale e l'acqua degli gnocchi prima che mi dimentichi, perché io quando parlo poi mi distraggo e poi mi mangio la pasta che non mi piace. Capito come? Allora, vediamo, torniamo un attimo nel piatto. Siete bellissimi, mamma mia quanti siete, bello. Allora, torniamo un attimo qua. Arriva la svampata di vapore. Questo è il momento in cui il fungo congelato sta a tirare fuori l'acqua. Fa schiuma, quindi non deve fare schiuma. Che facciamo? Tanto ormai il ghiaccio, il pericolo l'abbiamo scampato. Togliamo il coperchio e facciamo assorbire tutta l'acqua prima di iniziare a cucinare il fungo, quindi ancora stiamo un po' lontanucci, ok? Lasciamolo così. Io tra i vapori guardo i vostri i vostri messaggi che scrivete, così faccio così, va. Ok, Simone sei un grande, mi saluti, mi chiamo Samuel, Samuel Sforza. Come Ciriaco Sforza era, no? Giocatore svizzero dell'Inter. Sforza è un cognome importante, insomma.
pare che stai cucinando da Transilvania. Sì, sembra tipo che sto in mezzo a quei quartieri americani, adesso che riesce. Non si sa perché i film americani da dai marciapiedi, io non ci sono mai stato in America e ci devo stare assolutamente, ci devo andarci, devo stare. Ci devo andarci per vedere se veramente da sti marciapiedi esce fuori il fumo. Ah, non può esce fumo, ma come? Ma non è possibile. Sicuramente c'è. Samuel, ti saluto io, fa uguale, Bruno un po', ma sono salutato, Samuel, sforza. Giuseppe Florimo, mi saluti, mi chiamo Pepo. Ciao Pepo, per gli amici Giuseppe. Amo i funghi, tutti tranne i velenosi, quelli mi fanno morire. Annarella, mi sa che qualcuno te lo sei mangiato stamattina però, eh. Basta la battuta. Ho fatto il merluzzo a mugnaia domenica, era squisito. Merluzzo a mugnaia, ragazzi, è spettacolare. Poi il merluzzo quando è fresco è un pesce che dà veramente tanto senza toccarlo. Niccolò Guerrieri, Nunzia Tarricone, buongiorno. Che stai cucinando? Sto cucinando cipollotto, aglio, misto funghi, congelato, qui c'era fresco, ovviamente è venuto al fresco. Poi comunque questa ricetta qui ve la ritrovate messa su YouTube mentre che parliamo, quindi vi saluto, sentite i vostri nomi e tutto quanto, e faremo un sughettino con questa ricetta qui che secondo me è buonissima. Yeps. Facciamo assorbire tutta l'acqua dei funghi, come dicevo, poi una volta che si è assorbita l'acqua dei funghi è lì che inizia a cucinare il fungo, altrimenti mangiare il fungo spugnoso, pieno d'acqua, adesso non va, assolutamente non va. Poison Eve, fuoco medio presumo. Guarda, questa fase qui dei congelati col coperchio sopra a fuoco alto, così arriva una bella botta e si scongelano veloci. Poi togli il coperchio e mettete a fuoco meglio, altrimenti bruciate tutto quanto, ovviamente. Quindi a me piace molto lavorare con la fiamma alta, ok? Però lavorare con la fiamma alta troppo spesso significa fare la fiammata, e troppo spesso non serve la fiammata, è un danno. Il flambé si fa quando si mette un alcol dentro, quando si mette un whisky, un cognac, e quello serve il flambé per bruciare tutto l'alcol. Se voi state per esempio facendo gli spaghetti con le vongole e fate la fiammata per fare i fichi, state rovinando le vongole, perché lì non è necessaria la fiamma e quindi sentirete un sapore di bruciato quando andate a mangiare lo spaghetto. Quindi tante volte i cuochi fanno i fichi per fare la fiammata scenografica, poi non serviva, ti mangi il bruciacchiato. Allora adesso si può dire che ci siamo, perché l'acqua non c'è più, guardate come fate a vedere che l'acqua non c'è più, che praticamente non c'è più quella schiuma, quella patina un po' melmosa, ma è solo olio, quindi vedete che bellezza che è. Andiamo a mettere un pochino di salsa di pomodoro, ma per sporcare, e continuiamo a cucinare. Assaggiate ovviamente sempre, chi vuole una spinta in più ci mette un po' di peperoncino. Io adesso metto un po' di basilico anch'esso congelato precedentemente, fresco, così che il sapore è intatto. Mamma mia, appena lo mettete si sente un odore assurdo. Vi consiglio più il basilico congelato di quello secco. Quello secco non è basilico, non ricorda assolutamente il sapore del basilico, ok? Quindi facciamo cucinare un po' insieme e torniamo da noi. Mamma mia, quanti siete! Io chiedo scusa a tutti quelli che non rispondono, ma scorrono. Oggi faccio la pasta con i funghi, ti seguo sempre. Sei un grande, ho fatto il pane integrale, finalmente ho trovato la ricetta giusta, grazie a te Simone Valentini. Quale piatto prepariamo? Gnocchi con i funghi, con misto funghi. Un piatto veloce, giusto il tempo per fare due chiacchiere e cucinare anche insieme. Uniamo l'utile al dilettevole. Sono troppo simpatico. Oggi amatriciana con vino, cipolla e pancetta. Ah.
non è che è cattiva, con vino ci vuole sfaccettare. Chiamarla matriciana mi sembra avanzato, no? Gianniciano, ciao Simone, sei sempre bello e molto simpatico. Simpatico lo accetto. Simpatico lo accetto volentieri. Mamma mia che pastina, ragazzi, sta bevendo un sughettino che lascia grandi speranze. Grazie da spaghetti agli olio e peperoncino, grazie a te. Una volta per flambare l'ananas ho cremato la cappa. A molti succede questo, il flambé va regolato. Intanto metto i gnocchi dentro, eh? Tanto non è che dovete vedere come si mettono i gnocchi in acqua, penso, no? Io metto i gnocchietti lì. C'ho fame, ne metto un altro po'. Quindi, ragazzi miei, che mi raccontate di bello? Siete pronti per ripartire? Perché qui in Spagna le cose vanno molto bene, fortunatamente. Il virus sembra che stia andando a fare un giro. Stiamo riaprendo tutti i negozi al 75%, la capacità esterna del 100%, insomma, ci stiamo riprendendo piano piano. E sul più bello mi telefona mia moglie. C'è una tempistica assurda, ma le mogli c'hanno il radar, secondo me c'hanno qualcosa dentro e noi siamo troppo tonti, noi mariti, perché non siamo così tecnologici. Qui in Francia tutto fermo ancora, in Italia stiamo chiudendo, ahia, e quindi non sta andando tanto bene. Passo i gnocchi di qua, se no ne vedete affumicato, e questo mi dispiace. L'Italia sta chiudendo. Ciao Simone, sono Francesco da Pisa, marito sempre di Serena, ancora sei marito di Serena, per adesso, che ti ho salutato prima. Ora la famiglia ti segue al completo, grandi, grandi, la famiglia migliore del mondo. In Italia non stanno calando i numeri, in Sardegna di nuovo arancioni che palle. Simo, lascia perdere sto discorso. Vivi Spagna? Sì, vivo in Spagna, in Andalusia. In Puglia siamo messi malissimo, che più rosso non si può, aia. In Italia ancora stiamo combattendo la peste. Purtroppo a me dispiace dirlo, io l'unica differenza che ho visto, perché non è che qui hanno adoperato delle misure di sicurezza differenti da quelle italiane, l'unica differenza che io ho notato tra qui e l'Italia è che in Italia le strade erano affollate, molto molto affollate, e qui in giro non vedi un'anima. Io sono andato a Malaga, dove la città in teoria è grande, è molto grande, ed è trafficata da milioni di persone ogni giorno. Sono andato a Malaga, era veramente anche brutto da vedere, ma era mezza vuota, non c'era nessuno, perché tutti rispettano quello che gli consigliano di fare, cioè non vi assembrate, non andate in giro dove c'è gente, state attenti. E questo lo dico non perché voglio fare il solito italiano che all'estero è meglio dell'Italia di qua e di là, no, perché la Spagna sta facendo meno vaccini dell'Italia. La Spagna è partita con il lockdown dopo l'Italia, ha vissuto un periodo peggiore dell'Italia, ha avuto più infetti dell'Italia la Spagna. Però se adesso qui in Spagna ogni settimana, ogni giorno ci sono 2.000 casi e in Italia ce ne sono 25-30.000, insomma, qualche cosa è cambiato, sono le stesse identiche regole, l'unica cosa che cambia è che la gente ha paura. In Italia sembra che troppo spesso nessuno ha paura di niente, troppo spesso si dice ma è raffreddore, solite stronzate, in televisione ci prendono in giro. Comunque sia, io ve lo dico soltanto da italiano che vive all'estero qual è la differenza che ho notato tra i due paesi, non perché uno è gestito meglio e l'altro è gestito male, è che uno è popolato da persone con un po' più di cervello, l'altro, ho visto scene, ma non è solo Roma, Milano, Roma, Palermo, tutta l'Italia, altrimenti non stava così tutta l'Italia,
Quindi speriamo che finisca presto. L'unica soluzione sono i vaccini. Per quanto mi riguarda, se ci sono i Novax qui, io non condivido, ma neanche sto lì a tirar pietre. Uno è liberissimo di volersi mettere o non mettere qualcosa in corpo, però il vaccino è l'unica soluzione che ti porta. Il vaccino e le misure di sicurezza, rispettare le regole, è l'unica cosa che ti porta poi a ricominciare a vivere una vita normale. Basta coronavirus, perché ci ha rotto già i coglioni. Vado a scolare i gnocchi perché sono pronti. Poi voi mi fate distrarre, il piatto non viene bene, mi incazzate, la colpa è mia. Ecco qua. E via. Andiamo in padella, dai. Fermi tutti. Padella. Accendiamo il fuoco. Guardate che bel colore che ha preso il fungo con un po' di pomodoro. A me piace veramente tanto. Aspettiamo che prenda calore, che inizi a soffriggere. Eccolo qua. Dopo che inizia a soffriggere, buttiamo dentro gli gnocchi. Con un goccino di acqua, non tantissimo. Eccoli qua. Guardate che bel colore che ha preso. Mamma mia, spettacolo. Poi questo gli dà pure una bella grattatina del pecorino quando stiamo al piatto e il gioco è fatto. Ragazzi, questo piatto qui sarà costato, sì e no, 2 euro, perché fungo congelato, un cucchiaio di pomodoro, un po' di gnocchi, che c'è? Niente. Questa la possiamo pure tranquillamente passare di qua. Eccolo qua. Guarda qua. E voilà. Mamma mia. Ci volete un po' di pecorino? Vi faccio una domanda. Ci volete un po' di pecorino? Perché se ci volete io prego, Non è voi. Quindi sì, penso di sì. Allora, pecorino sia. Io c'ho il pecorino praticamente in tasca, ce l'ho, perché sta sempre pronto per ogni evenienza. Guarda qua. Ah, che bellezza, ragazzi. Oh, madonna mia. E poi, questo non me lo sotto valutare. Un giretto d'olio. Che mi avete fatto fare? Madonna mia, che mi avete fatto fare? Guarda qua. Guarda qua che robetta. Mamma mia. Ma questa che ti dice, ma la mangio o va la lascio? E poi io sono uno di quelli che gli gnocchi li mangia col cucchiaio. Lo so, mica c'è un ragazzino di 3 anni, tanti si lamentano di sta cosa. A me me ne può fregare di meno, guarda qua. Mamma mia, che godimento. Però mi dovete guardare, non faccio, so che sono fame. E il peperoncino fresco, mo ce lo metto, tranquillo. Mamma mia! Mamma mia! Porca puttana, che buono! Ma rifate sta pasta, raga! Il video lo pubblico, quindi lo potete riguardare quando vi pare. Mamma, che spettacolo! Insomma, stavamo a dire. Che mi piace un po' stronzo. Mica finita qua. Quando uno è stronzo fino alla fine. Aspetta là dove mi sei. Michela! Mazza, ci vedo, Mi sono ridotto male, ragazzi. Abiletta! Michele! Aprimo col coltello perché siamo casarecci, ce ne può fregare per niente, noi. Il vino, no, io sono da birra, pure se sono defrascati, forse è per quello che sono cresciuto in mezzo al vino, l'odore della vinaccia, dell'uva schiacciata, e poi ne ho bevuto talmente tanto che mi sono sentito male, quindi non posso più bere.
E chi mi conosce sa che è vero, non sto a distronzare, posso bere solo birra. Mamma mia ragazzi, guarda qua. Guarda qua che robetta. Mamma mia. Mogavete mi fio. Ivana, bella di casa! Biretta, biretta. Domenica ho fatto paccheri con crema di... Ah, sentite che roba? Crema di gamberoni, ragazzi. La birra già sta perfetta. Paccheri con crema di gamberoni, con la bisque. Spettacolo. Spettacolo puro. Si avvicina un altro... Ho detto che io sono stronzo, non è capire. Perché... questo è il momento che uno deve dire la devo rifare sta ricetta, perché quanto ci ho messo per farla? Se so 25 minuti che stavamo a parlare, ma quanto ci ho messo per fare una cosa del genere? Mamma mia! Il pecorino, il pepe, i funghetti con quel tocco di pomodorino, mamma mia che spettacolo! La carbociana l'hai fatta? Spettacolo, eh? La carbociana Alfonso Cintanos, mazza che nomi difficili, io sto pure imbriato. Emilio Gessa, come sta Emilio? Poi mi guarderò la ricetta con calma e me la farò anch'io. Grande, grande ragazzi, io vi saluto, mi vado a finire sto piatto di pasta che se non si raffredda mi sembra brutto buttarlo. Comunque se volete vederlo ancora da vicino. Io non so veramente come ringraziarvi. Uno, perché faccio queste cose. Due, perché mi bevo una biretta. Tre, perché se fanno due chiacchiere, potete ridere, scherzare. Parlate cose serie, meno serie. Però stiamo insieme. Per me siete una grande famiglia e non vedo l'ora veramente che si sblocca tutto, tutto quanto, per poter fare una cena insieme a voi, per fare un evento, che non dovevate chiamarlo evento, una cena tra amici, tutti quanti insieme. Farò degli inviti, chi ci sarà, mette, ci sarò. Vedi, vedi, già c'è sta gente che apprezza. Chi ci sarà, mette, ci sarò. Prenotiamo ristorante, dove pare, non me ne frega niente. Ognuno paga il suo, perché mi mettete in testa e pago per tutti. Io pago da bere, dai. Forse è meglio da mangiare. E poi faremo sta grande cena insieme, mi piacerebbe veramente tanto, perché siete tutti molto molto carini. Ci vediamo alla prossima. Oh, grazie, 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 grazie. Non so veramente come ringraziarvi per avermi fatto compagnia sta mezz'oretta insieme. Siete siete i migliori. A me mi dicono c'hai solo 50.000... pochi ma buoni, quell'altri, aria, aria fritta. Ciao belli, buona giornata.